Giovedì 13 settembre, eccoci in viaggio con l'almanacco e con l'oroscopo. Bentrovate e bentrovati. Oggi è San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa, e arriviamo alla frase del giorno. La frase di Oscar Wilde: la vita è troppo importante per essere presa seriamente. Come non ricordare oggi il compleanno di un grande campione del mondo come Fabio Cannavaro, nato a Napoli, l'ex calciatore, dirigente sportivo e anche allenatore, è nato nel 1973. Andiamo a seguirli tutti e 12 i nostri segni, lo zodiaco. Una buona fortuna a tutte voi, a tutti voi, in questo martedì 13 settembre. Ariete, segnali negativi già come inizio di giornata. Senso di insoddisfazione e intolleranza verso l'ambiente vi potrebbero portare ad inutili discussioni. Correte il rischio di rendervi alquanto antipatici con il vostro atteggiamento distaccato. Meglio declinare un invito stasera. Toro, vi sentirete positivi verso il mondo intero. Ottimo inizio, quindi, per una giornata che vi vede alle prese con molte novità, alcune delle quali veramente inaspettate. Giocare con i sentimenti questa sera non vi sarà difficile, anche se normalmente siete dei tranquilli, un po' di follia non guasta. Gemelli, nervosetti gli amici di questa costellazione. Più che nervosi, forse vi sentirete irritati, anche perché le grandi vacanze sono proprio giunte al termine e quello che vi attende è un lungo periodo che a voi oggi sembra estremamente piatto e monotono. Su col morale, ci sono novità in arrivo. Cancro, otterrete molti successi nelle iniziative che prenderete nel corso della giornata. Le porte della fortuna sembrano spalancarsi proprio per voi. Se vivete una relazione stabile, le stelle vi propongono una romantica serata a due. In caso contrario, la serata si presta comunque solamente al romanticismo. Leone, la vostra innata grinta e capacità di dominare l'ambiente circostante rischierà svariate volte di trasformarsi in pura e semplice arroganza. Attenzione alle parole che direte e soprattutto a chi le direte. La serata si presenta noiosa e priva di emozioni. Vergine, la giornata trascorrerà per lo più in un clima sereno, a parte un andirivieni del vostro umore, ma sarà quello buono a vincere. Voglia di comunicare, di dialogare, di vivere in mezzo a tanta gente per potervi esprimere. E questa sera saranno tutti intorno a voi. Bilancia, momenti difficili e critici vi metteranno più volte in difficoltà nel corso della giornata. Il vostro tono risulterà piuttosto basso e purtroppo a sostenervi non ci sarà neppure un buon equilibrio fisico. Forse ci sarebbe chi è disposto a coccolarvi e a capirvi, ma non saprete come chiederglielo. Scorpione, tutto si muoverà intorno a voi in maniera positiva, ma sono situazioni che vi vengono incontro o è la vostra fiducia che le attrae? Serata da trascorrere accanto alla persona amata, sensi e sentimenti si confonderanno, regalandovi ore di intensa passionalità. Sagittario, nervosismo e stati d'ansia movimentano la vostra giornata. Forse vi sembra che gli altri pretendano troppo da voi, ma fate attenzione e verificate se in realtà non siete voi a chiedere troppo a voi stessi. La vostra inquietudine non sarà condivisa dalla persona amata, che potrebbe dimostrarsi non troppo comprensiva. Capricorno, notizie buone per gli amici del segno. La giornata ha un buon inizio, prosegue su ritmi di stabilità e si conclude altrettanto felicemente. La serata è da trascorrere teneramente in coppia. Sentirete il bisogno di parlare, quasi di proteggere la persona amata con tanta dolcezza. Acquario, momenti più no che sì vi attendono, soprattutto perché le situazioni statiche o che si muovono molto lentamente vi rendono estremamente nervosi ed irritabili. Cercate di stare calmi, la persona che avete accanto chiede solo di capire cosa vi sta succedendo, non allontanatela. Pesci, il tempo della serenità sembra per voi concretizzarsi nello scorrere della giornata, quindi momenti da cui trarre una grossa carica di fiducia. Dedicate la vostra serata alla persona che vorreste accanto a voi ancora più innamorata. Chissà, forse riuscirete a trascinarla di più. Iscriviti se ancora non l'hai fatto al canale A2020 TV, commenta, metti un mi piace e come sempre la fortuna è rimandata a domani.